è una campionessa di powerlifting. Buongiorno ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi siamo qua con Tina e il suo cagnolino. E Tina è una campionessa di powerlifting nella categoria meno 52 sub junior. Esatto, sei campionessa italiana. Sì. Hai 3 record italiani nello squat, nello stacco e nel totale, cioè nello squat 115 kg, nello stacco 115 kg e mezzo e nel totale 273 kg. Complimenti, hai 14 anni. Quindi ce ne hai, mamma mia. Sì, stiamo lavorando molto. Ti ringrazio prima di tutti di avermi ospitato a casa tua. Hai una home gym, ragazzi, cioè che sarebbe il sogno di tutti. E niente, oggi andremo a fare un allenamento insieme. Ci spiegherà un sacco di cose sul powerlifting e weightlifting, perché tu fai anche questo. Esatto. E quindi diciamo che proverà ad allenarmi. Vediamo cosa esce fuori. Esatto. A questo punto iniziamo subito, qua è pieno di cagnolini, man mano durante l'allenamento approfondiremo questi due argomenti e ci spiegherà un bel po' di cose. Siamo pronti per iniziare e adesso andremo a spiegare meglio come è strutturato un allenamento di powerlifting. Quindi tu cosa fai? Dividi tipo giorno leg day, giorno... Guarda, sto sparando un po' delle cose ma non lo so bene, spiegami meglio okay, tu. Ok, nel giorno A, quindi il giorno lunedì, faccio squat e poi complementari. Prima però di fare l'allenamento di powerlifting mi concentro di più sull'allenamento di weightlifting, visto che sono cose più dinamiche da fare, con più forza di esplosività, diciamo, è più complicato. E faremo un po' di squat, un po' di stacco, quindi ci concentreremo più sui esercizi fondamentali del powerlifting. Ok, perfetto. Quindi mi aspetta tanta fatica, probabilmente, vero? Adesso ci andiamo a riscaldare un pochettino. Tu mi dicevi che fai un po' di mobilità prima dell'allenamento. Esatto. E alcuni giorni fai addirittura due allenamenti. Doppio allenamento, perché se no non si migliora qua, bisogna andare avanti. Quindi primo squat. Nel powerlifting lo squat è diverso da come lo si vede nelle palestre commerciali, cioè bisogna scendere sotto il parallelo, che è la linea anca ginocchio, e tenere duro l'addome, quindi proviamo un po'. Adesso Tina ti faccio vedere come faccio io lo squat invece. Ok. Ah, ho di dividere, ecco. Io diciamo che quando mi alleno scendo fino qua. Ok, in realtà bisognerebbe scendere il più possibile. Esatto, proprio così. Però cercando di tenere duro l'addome. Quindi prima di scendere bisogna fare... prendere meglio. E infatti per esempio perché respirarvi in una certa maniera. Esatto. Ok. Quella cosa che faccio sempre, che mi viene sempre spiegata, è il fatto di cercare di guardare avanti, perché altrimenti poi se guardi giù vai un po' più avanti quando nella risalita. Quindi guardando avanti sei più comodo in realtà. Invece ragazzi, solito cioè guardo per terra, seguo tipo la linea della schiena, quindi se sono così guardo così. Quindi provo a guardare avanti. Iniziamo ad alzare i pesi, adesso mettiamo su 40. Bene, cerca di aprire di più le ginocchia quando sei in buca. Ok, giù. Tranquilla, come se fosse niente. Cerca di tenere duro l'addome. Forza. Dai. Su. Sono arrivata a 50 kg di squat, fatto scendendo bene. Io di solito nei miei allenamenti, lo sapete, non scendo così tanto.
E niente, a questo punto passiamo al secondo esercizio, che sono gli stacchi da terra. Lei, come potete vedere sul suo Instagram, alza un sacco di chili. Di Scott mi ha detto che fai 115 chili. Ecco, quindi ragazzi, ci siamo capiti, ci siamo capiti. E pesa praticamente come me. Sei una forza della natura. Grazie. Ti faccio vedere come eseguo lo stacco. Okay. Di solito. Quindi metto così. E tiro su. Non è uno stacco da powerlifter. Questo lo prendo io lo squat. Grazie, meglio lo squat. Incredibilmente non scula, tutto bello lì, perfetto. Davvero? Ci sta. Devi solo tenere un po' di più l'addome e cercare di entrarci di più col bacino quando arrivi. Ok. Però per il resto è una buona partenza per lo stacco. Grazie. E tu hai detto quante ripetizioni fai già l'esercizio? Cioè, fai una specie di progressione per arrivare al tuo massimo. Allora, il massimale non si prova ogni allenamento, ma si prova dopo un lungo periodo di preparazione apposta per fare il massimale. Per esempio, c'è un periodo di volume all'inizio per accumulare forza o nello stacco o nello squat, e poi a fine programma si prova il massimale. Poi queste sono cose che programma il mio allenatore, certo. Ma ogni allenamento varia a seconda del programma. Bene, proviamo ad alzare un pochettino di più, dai, vediamo cosa tiro fuori. Okay. E anche tu per le ripetizioni dipende, cioè se fai volume, fai tot. Oggi potrei avere un 4x10 di squat, quindi 4 serie da 10, come potrei averne 2 da 4, come potrei averne 4 da 2. Ok, dipende. Quindi. Dipende tutto dalla programmazione. Prova, quanti chili sono questi? 50 kg questo. Ok. Ma strano un po' buttarlo giù a casa, cioè vorrei spaccare tutto. In questo video mi sta facendo provare un pochettino di cose, mi sta correggendo, ma stiamo anche chiacchierando abbastanza. Io ti sto praticamente riempiendo di domande e soprattutto mi ha detto che ti alleni quasi tutti i giorni, cioè tutti i giorni tranne la domenica. Esatto, tranne la domenica. Sto cercando di fare doppi allenamenti prima che cominci la scuola per cercare di non infiammarmi, perché allenandomi tutto il tempo è un po' uno stress per i muscoli. E quindi ti ho chiesto che cosa mangi, cioè ragazzi, per avere tutta questa energia ce ne vuole, anche perché un tuo allenamento mi hai detto che dura parecchio. Come alimentazione, ma basta, diciamo, tenere pulito, cioè per esempio a pranzo posso mangiare un 60 grammi di riso col tonno, e la sera preferisco mangiare un secondo di carne e evitare un primo, e la colazione varia abbastanza, posso mangiarmi come 2 pancake, però non è una dieta così estrema, diciamo. Ok, cioè mangi un pochettino, sai cosa devi mangiare, sai più o meno le quantità e di conseguenza ti regoli. Esatto. Non hai poi una dieta fissa, nel senso lunedì devi mangiare riso e pollo, tot grammi, no, sei molto tranquilla. Esatto, sono abbastanza tranquilla. Terzo esercizio, tacco gambe tese, che tutti conosciamo, però vediamo in realtà come lo faccio. Esatto, e come si fa. Allora, l'importante è quando si sale di cercare di dare il colpo col bacino e di non usare la schiena, ma di usare solo i femorali. E guardi anche avanti, ho visto, praticamente. Esatto. Mai guardare giù. Davvero? Eh sì, perché andare in palestra ci dicono sempre di guardare avanti per tenere il petto più alto, poi di non guardare per terra perché sono sto così. Che cosa hai fatto? Che Mario. Cosa hai fatto? Oggi siamo allenati con i cagnolini, con i suoi. Esatto, i miei cagnolini. Mario, sei un piccolo powerlifter. Anche lui voleva allenarsi. Ehi, cos'è quel faccino? La telecamera fa paurissima. Sì. Paurissima. Cerca di, quando sali, strizzare i glutei e quindi di strecciare i femorali. Devi sentire bene che tirano quando scendi. Molto meglio così. Titina mi ha distrutta, ma mi ha insegnato anche un sacco di cose che non sapevo. Cioè, alla fine essere corretta e ricevere tutti questi consigli da una campionessa e soprattutto di 14 anni, che ne sa davvero tantissimo e molto più di me, è stata proprio un'occasione d'oro. E grazie mille. Cavolo, davvero, sono felicissima. E oltretutto, chiacchierando,
le ho chiesto come è iniziato, perché, quindi a questo punto raccontalo un pochettino anche a loro, perché secondo me è una storia molto motivante. Allora, ho iniziato che ero in sovrappeso 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa, avevo circa 11 anni e ho 12 anni più o meno. Pesavo 56 kg ed ero ancora un po' più bassa, quindi vedendo mio fratello che gareggiava, che è stato anche campione europeo, insomma, mi ha dato motivazione e ho deciso anch'io di intraprendere questo percorso. Non avrei mai pensato che sarebbe diventato un po' la mia vita, perché ormai io faccio questo e vivo un po' per questo e ne sono fiera e spero di andare avanti così. Insomma, è la mia passione e così sono andata avanti col tempo, ho perso peso e sono arrivata dove sono adesso e spero di andare avanti. Beh, io direi che sicuramente andrei avanti, visto che sei così giovane, mi hai fatto vedere anche tutte le medaglie che hai vinto, hai già fatto un bel po' di gare. Esatto. E ti sei sempre piazzata bene comunque. Abbastanza bene, adesso speriamo di andare avanti perché c'è solo da migliorare. Beh, certo. E quando sono le prossime gare? Visto anche un po'... Ho la prossima gara il 5 e 6 dicembre di weightlifting, sono campionati under 15. E speriamo vadano bene, mi sto preparando molto per questa gara. Bravissima, complimenti. Grazie mille. Cioè, ti ho detto, sei una forza della natura. Cioè, infatti. È stato solo un piacere, perché è stato anche divertente registrare questo video. E niente, ragazzi, quindi anche questo video finisce qui. Io vi lascio qua sotto il suo profilo Instagram, così potete vedere tutti i chili che alza. Posti un sacco di cose sui tuoi allenamenti, sulle tue progressioni. Ah, un'altra cosa, abbiamo in programma di fare un video proprio su un suo allenamento, ovvero che io proverò più nello specifico un suo allenamento, cercherò di starle dietro, in palestra da lei o comunque ci organizzeremo in qualche modo. Quindi iscrivetevi al canale per vederlo. E come al solito, se ci è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale anche se l'ho già detto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Tina è una campionessa di powerlifting.